Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi preparerò una ricetta che io lo so che sono un disco rotto, ma la preparava sempre mia nonna perché piaceva tantissimo a mio padre. La minestra di broccoli. Allora, il broccolo è quello verde, non è quello bianco che poi sarebbe il cavolfiore, però anch'io devo dire che mi sbaglio spessissimo e chiamo questo cavolfiore e quell'altro broccolo. Non è così. Questo è il broccolo romano. Allora, vedete, mentre vi parlo ancora non sono convinta di quello che ho detto. Comunque, allora, gli ingredienti sono questi: il broccolo romano, spero di non aver sbagliato, dell'olio extravergine d'oliva. Mezzo scalogno, un peperoncino di quelli belli ignoranti, uno spicchio piccolissimo d'aglio, questo è già tagliato a metà perché sbucciandolo si è diviso in due, la sfoglietta per fare i maltagliati perché quella non manca mai, del sale, del pomodoro. Dico del sale e del pomodoro perché è soggettivo, nel senso, mentre dell'olio ce ne vanno un paio di giri dentro alla pentola, il sale e il pomodoro sono a discrezione di chi prepara il piatto. Perché? Per esempio, a me non piace saporito, e mi piace molto pomodoroso. Se si può dire così, ho coniato un nuovo termine. Invece a tante persone comunque piace un pochino più scolorito, tra virgolette, e un pochino più salato magari. E quindi di conseguenza è tutto soggettivo. Poi infatti pomodoro e sale quanto basta. Ubi. Detto ciò, facilissimo. Io già ho pulito, questi sono due broccoli piccoli, ho tolto tutte le foglie grosse, ma ho lasciato, se vedete, qualcuna di quelle piccine perché sono buone, perché comunque fanno condimento, no? Adesso questi io li andrò a lavare molto molto bene, non c'è bisogno di prelessarli, faccio tutto a crudo, quindi metto, ecco qui. Questo proprio c'è la goccina piccola, 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 piccola. Comunque più o meno 2 cucchiai d'olio. Va bene? Mi raccomando che sia olio quello buono. Poi andrò a mettere lo scalogno, l'aglio e il peperoncino e farò soffriggere. Quindi ci vediamo poi, ragazzi, sui fornelli. Nel frattempo farò la sfoglietta. A dopo. Allora, come vedete il soffritto è praticamente pronto. Ho fatto lo scalogno molto molto fino in maniera che così potesse dorare immediatamente. A questo punto metto il broccolo che ho lavato anche con un pochino d'acqua, sentite? Eccolo qua, lo faccio insaporire un pochino con l'olio, il cipollotto, l'aglio e il peperoncino, scusate se sposto la telecamera, pardon. Alzo un pochino il fuoco in maniera che così va ad evaporare quel pochino d'acqua che è andata. Metto una bella presina di sale. In realtà ne ho messi 2 pizzichi, quindi più o meno una presa. E adesso, dopo che l'ho fatto insaporire un pochino, andrò a mettere il pomodoro. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ho messo il pomodoro. Adesso ho fatto insaporire per 4-5 minuti, tutto così, diciamo a crudo e a secco. Adesso andrò a mettere una bella tazza d'acqua.
Quindi mescolo il tutto in questo modo. Vedete, a noi piace, come ho detto prima, pomodoro rosso. Abbasso il fuoco al minimo, tolgo la paletta, metto il coperchio e lascio così per almeno mezz'ora. Ci vediamo dopo. Eccola, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che i broccoli sono fatti, sono cotti e adesso andrò a far sì che, ecco, già sta ribollendo, che era comunque bollente, ho spento perché sennò poi dopo andavano troppo avanti di cottura per fare il video. E adesso qua abbiamo dei bei maltagliati fatti da me, si vede perché sono pieni di farina E sto tagliando e sono tagliati male, male. giustamente, e maltagliati, eccoli qua. Oh, li lascio apposta pieni di farina, per quale motivo? Perché con il brodino del broccolo, perché qua non parliamo di pasta e patate che già comunque viene cremosa, o pasta e fagioli, cece, il broccolo è una verdura, non può venire cremosa. Allora invece con questo trucchetto di lasciare la farina nei maltagliati, potete ottenere tranquillamente una bella e cremosissima minestra di broccoli. Ora, ecco qua, stava bollendo, io metto giù Avete capito le dritte da Sora Silvia? Anzi, dalla Sora a tavola? la Sora Lella, magari la Sora Lella, ma guarda, veramente una persona squisita e soprattutto una cuoca eccezionale, di quelle proprio casarecce. Ecco, intanto mettiamo quest'altri, poi lasciamo 3-4 minuti e sentiamo come stanno: A di sale, B di peperoncino e soprattutto se basta l'acqua che abbiamo messo precedentemente, perché se no ne aggiungeremo un pochino, va bene? Quindi a questo punto io vi saluto e ci vediamo dopo a minestra pronta, Quando stiamo per mangiare. quando siamo per mangiare. Eccola qui. L'abbiamo impiattata la nostra minestra di broccolo, ha una piccola chicca se vogliamo. Questo era veramente un piatto povero, insomma, di tanti anni fa. Veniva fatto anche con l'arzilla, broccolo e arzilla, e questo è proprio un piatto di origine romana. L'arzilla era, che poi sarebbe la razza, era uno dei pesci più poveri che si potevano trovare, e quindi automaticamente quello più quell'altro mettevano tutto insieme e facevano questo piatto che poi era sicuramente anche molto buono. Univano, diciamo, verdure, proteine e carboidrati tutti insieme. Piatto unico. Noi abbiamo fatto senza l'arzilla, anche perché sinceramente ha un sapore che a me particolarmente non piace. E invece adoro questo, il broccolo verde mi piace È tantissimo. buonissima anche così. Sì. Volevo dire, vedete, è rimasta comunque sempre brodosa. Certo. Però Facciamo vedere. Però è cremosa, vedete? sì. Oh, adesso su questa alcuni penseranno che è il caso di mettere del parmigiano, no? Ce va il pecorino, ce va. Possibilmente romano. Esatto, quei pallocchetti, che quelli sono buoni perché dopo filano. Vogliamo fare lo zan 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 zan? Ma io direi di sì. Ma dai, Avanti. forza, avanti. Aspetta Però. che però te la, ecco, poca poca, te la raffreddo, se no te ustioni. Intanto mettete un bel mi piace sulla pagina YouTube. E mo mangia e poi dopo glielo dici. Avanti. Tanto questa è la tua, quindi ci ho Buonissima. rimesso il cucchiaio. Mettete un bel mi piace sulla pagina YouTube e mi raccomando, premete anche sul campanellino così vi avvisa quando facciamo delle ricette nuove. Seguiteci su Facebook, sia sulla pagina a tavola con Silvia.it e Sul gruppo sul Tutti a gruppo tavola Tutti a con tavola con Silvia. Silvia, perché lì potete tranquillamente
mettere le foto di tutto quello che Esatto. cucinate e che preparate a casa, che Esattamente. può essere anche un piatto normalissimo come questo qui, perché questo è un piatto normale, Beh, non normale, ma c'è molto lavoro sì, dietro in ogni per caso, carità, perché, vabbè, se poi ci metti, che ne so, la pasta già comprata, allora diciamo che alla fine devi fare solo il E broccolo. quindi vi aspettiamo tutti quanti. E io vado a mangiare. Si fredda? Si fredda. Andiamo? Ciao a tutti, alla prossima Ciao! ricetta.